con il presidente Malagò. Presidente, ancora una volta Reggio Calabria ha aperto il cuore allo sport, ma abbiamo visto che in passato Regina e la Viola sono state artefici del grande sport qui a Reggio, purtroppo ora sono decadute. Cosa può consigliare a queste grandi squadre per poter ritornare tra i professionisti? Allora, ovviamente il CONI si deve occupare di tutti gli sport, di tutte le discipline, e qui parliamo di sport di vertice, come ha detto lei, sport professionistici. Sai, ricette non ce ne sono, però già il fatto che il Palazzo dello Sport è ritornato agibile e in condizione di fare, diciamo, attività, mette in condizione la Viola, anche se ovviamente non è semplice, di poter tornare a quello che è la sua storia e la sua tradizione. Per la Regina è un percorso, logicamente, con una città come Reggio Calabria meriterebbe. Ho apprezzato anche molto lo sforzo del presidente Praticò, è un percorso sportivo, ovviamente è indispensabile anche magari che c'è un momento storico che è più favorevole e oggi indubbiamente bisogna recuperare. Quello che voglio dire, sono rimasto molto sorpreso favorevolmente, in positivo, innanzitutto che oggi sono andato a vedere la nuova scuola dello sport, bella, importante, insomma, che mette in condizione finalmente di dare questo servizio. Prima era di fatto una stanza all'interno del comitato regionale. Poi sono stato a vedere tutto il parco Caserta, beh, insomma, una grande cosa, ho fatto i complimenti, ho visto un impianto per il pattinaggio rotelle importante e soprattutto tutta la nuova piscina che era ora. E, finito queste benemerenze, dopo sono stato ovviamente al Circolo Polimeni, che è un'eccellenza della città, andrò a vedere da fuori la piscina comunale che il CONI finanzierà per intero col Fondo Sport e Periferie, che oggettivamente è una ferita di Reggio Calabria. C'è ancora molto da fare, però indubbiamente le cose sotto il profilo dell'impiantistica si stanno smuovendo. Per ciò che riguarda le società sportive, voi sapete che la gestione lì è privata ed è giusto che sia così. Recentemente sono uscite le wild card per il Giro d'Italia. Androni e Nippo Fantini sono state escluse. Dato che è il Giro d'Italia, Giro del Centenario, non potevano esserci un'altra wild card in più per queste due squadre anziché convocare la Gazprom e la CC Sprandi? Lei cosa ne pensa di questa situazione? Guardi, Giro d'Italia è gestito da una società autonoma, voi sapete, RCS Sport, con tutte le dinamiche, anche quello ha una conduzione privata. Io a livello sportivo non posso che fare il tifo per squadre dove ci sono degli italiani. Ho visto peraltro stamattina che giustamente, legittimamente, queste squadre hanno chiesto a Renato Di Rocco di prorogare la causa da wild card. Sono onesto, non mi va di dire che è una cosa che compete me, è tutto un tema all'interno di federazione e comitato organizzatore. Speriamo che vengano accolte queste richieste. Ieri la Pellegrini ha parlato del famoso ciclo, ha sdoganato finalmente questa grande problematica femminile. Ci può dare una sua impressione su questa cosa? Sì, diciamo che è un tema che io conoscevo perché avevo parlato con Federica nei mesi scorsi. Fa parte, diciamo, oggi della incredibile esigenza di essere un atleta di vertice, super professionista, in cui bisogna curare i dettagli, e in questo caso ovviamente l'universo femminile, diciamo, c'ha un problema in più. Poi ci sono anche molte atlete, anche in sport diversi, che questa situazione la gestiscono con delle dinamiche diverse. Adesso penso che avete letto anche delle interviste in merito. Federica gli fa onore che l'ha riconosciuto. C'è, diciamo, da parte delle atlete c'è una visione, una personalizzazione su come gestire questo tema molto diversa. Federica fino adesso mi sembra che l'ha gestita molto bene, purtroppo può succedere che a Rio, diciamo, qualche calcoletto non è andato nel verso giusto. Sicuramente una bellissima manifestazione, ringrazio coloro che hanno pensato di premiare tanti 6 anni di sacrificio, tanti anni di lavoro, non solo per quanto riguarda il presidente Matozzo, ma per tutti i miei dirigenti. Questo significa che in Calabria, quando si vuole, quando c'è passione, quando c'è la voglia di raggiungere obiettivi, si possono fare le cose per bene, alla faccia di quanti denigrano questa nostra terra per tutti i fatti delittuosi e di mafia. Ci sono anche le cose positive e questa manifestazione stasera la dimostra, e io sono orgoglioso.
orgoglioso per aver ricevuto questa croce di bronzo, sì, ma che ha un valore enorme perché riguarda e premia tutti coloro che fanno tanti sacrifici.